1892, Giuseppe Borri, in un modesto locale di Vicolo Albrisi, fonda la prima fabbrica italiana per la produzione meccanica delle calzature, impianta dei macchinari che egli fa costruire su propri progetti e inizia la fabbricazione delle calzature per uomo, donna e bambini. Le difficoltà che gli incontra sono grandissime, tutto è da creare dal nulla per attrezzamenti e per organizzazione. Arriva al successo per virtù della sua tenacia, della sua operosità, della sua esperienza, passando necessariamente attraverso un periodo di grandi sacrifici, confortato nelle lotte dall'affetto della famiglia che si è frattanto formata. Gli ha al fianco la sua signora, lo aiuta con gli incoraggiamenti, con i consigli e con l'opere. Ambedue pensano a far roseo l'avvenire dei teneri figli. Fu per i suoi operai non un principale, ma un padre, e procurò sempre di migliorarne le sorti. Raggiunta una cospicua agiatezza, non dimenticò mai le sue umili origini, ed appunto per gli umili e per i sofferenti, egli prodigò l'obolo ignorato della sua carità.